Uè, ragazzi, e bentornati. Oggi vedremo il Rattatat. Mitraglietta Rat Rod, mitraglietta a elevata cadenza di tiro, arma estremamente efficace con fuoco non mirato da distanza ravvicinata. Questa mitraglietta, uscita ormai parecchio tempo fa, mi rendo conto di non averla mai portata sul canale. Oggi analizzeremo le sue particolarità e cercheremo di assegnargli comunque un posto nella nostra scaletta delle armi. Innanzitutto è un'arma abbastanza versatile, sia utilizzata da posizione ferma, sia utilizzata comunque in movimento, riusciremo ad uccidere tutti gli zombie che ci si presentano davanti. Ha una cadenza di tiro molto elevata, infatti pari a 15 colpi al secondo, e di conseguenza abbiamo percato quest'arma con una velocità di ricarica per poter spammare, diciamo, questi colpi il quante più volte possibili. Purtroppo dalla media lunga distanza già comunque iniziamo a perdere molto il potenziale dell'arma, nel senso che ha una dispersione di colpi abbastanza elevata a una lunga distanza, però in posizione ravvicinata diciamo che possiede quella cadenza di tiro abbastanza elevata e abbastanza colpi da poterci permettere di difendere al meglio. La parte che adoro di più di queste armi, e compreso il Rattata, è il fatto comunque di poter rollare le armi con il doppio danno critico, il livello critico e l'elemento energia. Di base il Rattatat lo troverete probabilmente col tormento tutti quanti, e sinceramente non è un'arma su cui vale la pena cambiare l'ultima perk, cioè diciamocelo chiaro. È un'arma comunque molto carina, molto versatile, la utilizzerei molto volentieri qualora me la trovassi nello zaino, però dobbiamo veramente farci una domanda arrivati a questo punto. Preferisco veramente questa mitraglietta allo spettro silenziato? Preferisco veramente il Rattata al mini Blastotron? Faccio due nomi completamente a caso, però sappiamo bene che esistono molte armi molto più performanti, no? D'altra parte, comunque, quest'arma percata con il doppio danno critico, diciamo che riesce a soddisfare molto molto bene le mie esigenze. Certo, ragazzi, non è che possiamo comunque pretendere moltissimo da un'arma del genere, cioè il suo lavoro lo fa molto molto bene, ma nel momento in cui ovviamente gli zombie iniziano a salire di potenza, beh, diciamo che l'arma perde un pochino il suo potenziale. Anche se però devo dire che comunque ci sono armi che perdono potenziale molto più facilmente. Faccio un esempio: nel momento in cui vi trovate a uccidere un mostro della nebbia che vi pusha, lo farete fuori. Nel momento in cui arriveranno in 1000 abietti differenti, riuscirete comunque a sparare a tutti quanti. Poi, indifferentemente comunque dalla perk di plasmico o meno, anche perché poi su quest'arma potete scegliere un elemento differente dall'energia, e poi va anche a seconda di questo come fare la vostra build di eroi, no? D'altra parte, comunque, è un'arma che quando spara il senso di soddisfazione ve lo dà, sia un po' per il rumore che fa quando spara, che è molto soddisfacente, sia comunque quando sparate a quello zombie entrano tanti colpi critici sui 35 colpi. Diciamo che maggiori colpi critici saranno su 35 colpi, ovviamente maggior fluidità avrà la vita dello zombie a scendere. E devo dire che comunque su un'arma del genere probabilmente la velocità di ricarica la vedo abbastanza già veloce a ricaricare. Secondo me potevamo anche puttare per una dimensione caricatore. Personalmente però su armi del genere preferisco sempre ottimizzare, diciamo, la ricarica piuttosto che avere un caricatore leggermente più capiente, no? Anche perché alla lunga, spammando, comunque vi renderete conto di quanto è fondamentale la velocità di ricarica. Comunque, ragazzi, non so bene il perché io vi stia facendo vedere quest'arma in questo periodo. Ci tengo comunque a farvi sapere che in questi giorni probabilmente comincerà la nuova serie che tanto volevo far cominciare tempo fa, quindi vedremo un attimo anche che risultato avrà. Nel frattempo potete gustarvi questo video, anche perché è un'arma ottima sicuramente. Valutare l'opzione di acquisto o di ricerca, o comunque quando uscirà, adesso non so bene dirvi neanche quando uscirà, però sicuramente è un'arma da prendere in considerazione. Vi ricordo inoltre che con le mitragliette è possibile anche utilizzare le classi del soldato, per esempio mazza assalto urbano, ma diciamo che comunque essendo armi che alla lunga vanno utilizzate anche in movimento, lo straniero vi risulterà molto più comodo, sia per comunque il fatto della traslazione fasica, sia per il fatto che comunque dopo la traslazione fasica avete, diciamo, quei secondi di movimento leggermente aumentati, la velocità di movimento leggermente boostata per qualche secondo, intendo. Devo dire,
E soprattutto potete contare, diciamo, sul Teddy, non tanto per attaccare col Teddy, ma quanto più per difendervi dagli occhi belli che vi sparano. L'impatto sismico, che comunque l'impatto sismico è di degna nota, diciamo, anche senza una build, se avete tanti zombie davanti a voi, fare l'impatto sismico veramente è soddisfacente. E poi la traslazione fasica, appunto, per scappare e muovervi con le mitragliette, che diciamo risulta veramente, veramente comoda. Col soldato, ragazzi, non avete tutta questa possibilità di movimento, anche perché poi magari vi capita una tempesta dove vi rallentano, no? Basta che un abbietto d'acqua vi tira uno schiaffo e basta, non riuscite più a scappare. Insomma, tutti voi conoscete bene i vari modificatori delle missioni, anzi, probabilmente sarebbe anche un'ottima idea farci qualche episodio, ma questo lo valuteremo comunque in futuro. Non è la serie che vi ho spoilerato prima, perché quella è una cosa totalmente differente, sempre incentrata su Salva il Mondo. Io, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, spero che come al solito io sia stato abbastanza chiaro. Se avete ulteriori domande, mi raccomando, fatemele qua sotto nei commenti, io come al solito cercherò sempre di rispondervi a tutti quanti, e cerco già di rispondere a probabilmente la domanda più gettonata su questo video: vale la pena sprecare risorse per potenziare e cambiare l'ultima perk su quest'arma piuttosto che ricercarla? No, ragazzi, ci sono alternative sicuramente migliori. E per quanto riguarda l'ultima perk, è vero, il tormento, diciamo che così com'è non ci interessa più di tanto, però il mio consiglio è, per il momento, tenetevela così, anche perché ne abbiamo solo uno di rivantaggio del nucleo, no? Vi ricordo inoltre di attivare questa campanella, perché non solo arriverà la serie nuova, arriveranno anche live fisse. Adesso decideremo bene a che cadenza settimanale farle arrivare. Però per oggi è tutto, io vi ringrazio della visione, vi ricordo che se volete supportare la crescita di questo canale vi basta inserire il codice KinoTV nell'item shop di Fortnite, e per oggi è tutto, bella bella!